Pagina sportiva dedicata al calcio di Serie C, al mercato del Pescara. Ci sono delle novità? Chiedo subito a Massimo Profeta, che è seduto qui accanto a me. Quali sono? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici in visione d'ascolto. Intanto la fumata bianca in arrivo per Davide Emero, la classe 2000, pupillo di Zenon, 8 gol e 6 assist in questa stagione. Era in prestito dall'Empoli a un anno dalla scadenza con l'Empoli, 30 giugno 2024. Insomma, Merola ha già dato la sua totale disponibilità a tornare a Pescara, a lavorare con il Boemo. Gli è piaciuta tantissimo questa esperienza con la maglia biancazzurra. Bisognerà limare qualcosa tra i due club, insomma l'accordo è vicino e Merola la prossima settimana arriverà a titolo definitivo. Poi Lucchesi è un giovane difensore proveniente dalla Fiorentina, classe 2003, si è messo in evidenza nella primavera di Alberto Aquilani, vice campione d'Italia. Aquilani, che tra l'altro ex calciatore del Pescara, stagione 2016-2017, soltanto i primi sei mesi in Serie A. Alberto Aquilani, che è il nuovo allenatore del Pisa in questa stagione. Tornando a Lorenzo Lucchesi, è un difensore centrale mancino, 5 gol nel campionato primavera, se ne parla benissimo, e sicuramente arriverà in prestito secco dalla Fiorentina. Tutto fermo invece per Facundo Lescano. Intanto stiamo rivedendo dei gol, le perle di Davide Merola con la maglia del Pescara. Lescano, tutto fermo. Lescano, che ha segnato 20 gol, è stato l'attaccante più prolifico dell'intera Serie C dopo Iemmello del Catanzaro, che ha segnato 28 gol. Catanzaro promosso in Serie B. Ebbene, Lescano ha un anno ancora alle dipendenze del Pescara, ancora un anno di contratto, quindi bisognerà vedere che cosa succederà, perché è chiaro che il Sodalizio Biancazzurro deve proporre, presumiamo, proporrà il rinnovo di contratto a questo giocatore, ma in questo momento è tutto fermo. Tra l'altro ci sono stati dei sondaggi per Lescano da parte di Ascoli e Reggiana, storia nota. La valutazione di Lescano, circa 600.000 euro, però potrebbe anche restare, sempre che venga confermato, o meglio venga proposto il rinnovo di contratto al giocatore, e poi bisognerà mettersi d'accordo sulle cifre. Però in questo momento è tutto fermo per quanto riguarda Lescano. Rafià, il pezzo pregiato del mercato, Gigliola, perché Rafià, insomma, è un giocatore che ha fatto la differenza la seconda parte della stagione, testé consegnata agli archivi. È un classe 99, 24 anni compiuti lo scorso mese di aprile, a valutazione tra i 4 e 5 milioni di euro, come ha detto proprio in trasmissione lunedì scorso, nella trasmissione Solo Calcio, il direttore sportivo del Pescara, Daniele Dell'Icari. È destinato sicuramente Rafià a lasciare Pescara. C'è stato, per quanto riguarda invece Tunjov, ecco, diciamo che cioè, la giornata è stata interlocutoria. Tunjov, che dir si voglia, è un nazionale estone, classe 2001, in scadenza con la SPAL, si svincolerà tra pochissimo, il prossimo 30 giugno. Bisognerà ragionare sui costi, in questo momento sono lontane le parti perché i costi sono stati ritenuti eccessivi dal DS biancazzurro Daniele Dell'Icari, però sicuramente se ne riparlerà. E poi una notizia che abbiamo pubblicato sul nostro sito, il nostro Francesco Berardinelli può anche farla vedere, riguarda un centrocampista, Riccardo Collo, del classe 1998, 25 anni da compiere, il prossimo 10 novembre. Collo è nel mirino di Daniele Dell'Icari, è una mezzala che, diciamo, dal punto di vista proprio delle caratteristiche si sposa benissimo con il credo e il verbo zemaniano. È un giocatore che ha un contratto lungo con il Siena, scadenza 30 giugno 2026, però sappiamo che il Siena in bilico avrebbe presentato, siamo sempre condizionali quanto mai di rigore per l'iscrizione al campionato di Serie C, una documentazione incompleta. Entro venerdì 30 giugno l'analisi della Coviso, che poi naturalmente staremo a vedere. L'ultima invece sull'ex allenatore del Pescara, Gigliola, Alberto Colombo, che sta per accordarsi con il Potenza. Sono vicinissimi Colombo e il Potenza. C'è da ragionare ancora sulla durata del contratto, perché il Potenza offre un anno con opzione, Colombo chiede 2 anni, e poi bisognerà ancora mettersi d'accordo, insomma, sull'aspetto economico. Però Colombo e Potenza sono molto, ma molto vicini.